tagliando i capelli e sembro una piccola olandese, sembro una piccola bambina olandese. Fatemi domande, molto cattive, grazie. Domande molto cattive mentre il raggio mi bacia. La cosa che in assoluto mi rende più felice è realizzare i sogni degli altri, cercare di realizzare quello che gli altri hanno nella testa, fare quello che gli americani chiamano from zero to one, cioè da zero a uno, da zero a quando le cose accadono. Assolutissimamente, questo l'ho detto più di una volta, credo in Dio, credo nel mio Dio e credo che tutti siamo qua per un motivo. Detto questo, rispetto anche il Dio degli altri, le altre religioni, quindi rispetto tutti dalla A alla Z. Storia lunghissima, io volevo chiamarla Liv, LIV, poi è arrivata Vilma e mi ha detto: no, non possiamo chiamarla Liv, la dobbiamo chiamare Lavinia, bisogna battezzarla come Lavinia. Allora noi uomini dobbiamo dire sempre di sì e quindi l'abbiamo battezzata come Lavinia. Poi l'abbiamo sempre chiamata Liv fino a quando l'ho ribattezzata Bibisaura. Me l'hanno proposto un sacco di volte, però penso di non essere in grado di fare questa cosa. Per poter far bene questo lavoro bisogna avere una vocazione e soprattutto preparazione. Fornisco servizi a quasi tutti gli schieramenti politici, ma penso di non essere pronto per far politica. Con Sergei detto il sergente va alla grande, Sergei oltre ad essere una persona incredibile è anche uno dei centrocampisti più forti al mondo, ha ancora un margine di crescita gigantesco e vedrete che vincerà tutto quello che deve vincere. Forza Fede! Lo sai che siamo tutti con te, che ti vogliamo bene. E poi hai un sogno incredibile che devi realizzare. Lo sai, ne abbiamo parlato tanto. Quindi mi raccomando, non vedo l'ora di vederti lì dove tu sai. Rocchino, tante belle cose. Preparatevi perché tra un po' di giorni andiamo in Spagna, c'è una notizia bomba. Ieri ho provato a contare quanti dischi di platino abbiamo fatto negli ultimi 2 anni e ho perso il conto a un certo punto. Quindi vuol dire che è andata molto molto bene, ma la cosa che mi rende più orgoglioso in assoluto è quello che Rocchino è riuscito a fare all'estero, perché lo possiamo dire, dopo i Maneskin, Rocco è l'artista italiano che ha fatto più cose all'estero negli ultimi 15 anni, soprattutto in Spagna. Pensate, erano 23 anni che un artista italiano non tornava al primo posto in radio. Dicevo, dopo ben 23 anni finalmente un italiano ce l'ha fatta, ovvero Rocchino, ovviamente insieme ad Anamena con il brano A un passo dalla luna. Poi tante altre cose, certificazioni incredibili non solo in Italia e in Spagna, ma anche in Francia, in Svizzera, e il pezzo è entrato in classifica un po' in tutto il mondo. Figata al mondo. Anamena la adoro, a parte i grandissimi successi che abbiamo fatto insieme, è una persona incredibile. Le voglio bene e lavora con delle persone top. In primis, José de la Peña e il gringo malo de Madrid. Ricky, la strada sarà lunga, ma la faremo tutta. Anche perché se un ragazzo, nonostante la sua giovane età, riesce a vendere quasi 1 milione di copie, vuol dire che esiste qualcosa di vero e di concreto. Quindi arriviamo! Allora, volevo dare una notizia. Adesso purtroppo inizia 105 Chaos. Dico purtroppo perché magari qualcuno di voi ci ascolterà. Vi invito a non ascoltarci. Ascoltate Radio DJ, è molto più bella di 105 e soprattutto sono dei programmi molto più interessanti del nostro. Grazie. Imagine there's no heaven. See if you try. No hell below. Allora, sinceramente mi sto chiedendo anch'io che cosa sto mangiando perché non lo so. Tata, che cosa sto mangiando? Neanche tu lo sai, tata. Ah, boh, non lo sa neanche la tata cosa sto mangiando. Vabbè. Allora, il grande chef Roby, dopo che ha lavorato qua da noi, ha trovato posto di lavoro in Costa Smeralda, dopodiché è andato a lavorare a Venezia, e adesso ritornerà in Sardegna proprio la prima settimana d'aprile per aprire un nuovo ristorante e mi ha chiesto una mano perché cerca del personale. Quindi se cercate lavoro, il grande chef Roby sta cercando persone per formare la brigata che andrà ad aprire questo nuovo ristorante in Sardegna la prima settimana d'aprile. Se siete interessati, scrivete a chef Roby, vi lascio qua il tag e in bocca al lupo, mi raccomando. Chiedono Franci con quanti sportivi lavori? Lavoro con tanti sportivi, soprattutto giocatori di calcio, di Serie A delle squadre più importanti, Milan, Inter, eccetera, eccetera. Ma a proposito di sportivi con cui lavoro, ricordatevi che il 13 maggio all'Allianz Cloud di Milano ci sarà un incontro tra il grande Toretto, Dani Scardina e De Carolis per il titolo intercontinentale WBO pesi super medi.
Quindi se volete andare a vederlo qua, vi lascio il link per i biglietti. E forza Dani, preparatevi, perché con Dani la prossima settimana ci sarà una sorpresa incredibile. Preparatevi, non vi posso dire niente. Preparatevi, sorpresa incredibile. Amore mio, hai dei calzini bellissimi. Li vuole anche il papà? Ma ci sono anche per il papà? Eh? Mamma mia. Amore, ma sono bellissimi, sono i calzini volanti. Che belli. Che belli. Allora, cos'è successo oggi? La Vilma era con Wally e durante un salto Wally purtroppo è caduto, è volato, e anche la Vilma è volata. Cadendo per terra, la Vilma si è fratturata l'omero, praticamente la spalla, una frattura composta della spalla, e quindi deve essere operata. E adesso siamo in ospedale. Domani mattina ci sarà l'operazione e dopo un po' di giorni di degenza qua in ospedale dovrebbe tornare a casa. Insomma, questo è quello che è successo oggi.